Pillole per nabbi, pillola numero 9. Il termine nabbi è utilizzato pure a scopo esplicativo, eventuali nabbi reali sono pregati di non offendersi, nel qual caso ammetterebbero implicitamente di appartenere alla sopracitata categoria di videogiocatori. Iniziare a giocare a Warframe può essere davvero complesso, infatti il gioco è dotato di mille sfaccettature e di tantissimi contenuti. Esistono però tre siti che ci possono semplificare la vita notevolmente. Sto parlando della Warframe Wikia, del Warframe Builder e del Warframe Market. Riguardo alla Wikia non mi ci soffermerei troppo, avendone già parlato nella pillola per nabbi numero 2. Vi basti sapere che questo sito è un sito dal carattere enciclopedico che racchiude tutta una serie di voci legate al gioco. Troverete informazioni di qualunque tipo, da informazioni generiche sull'ottenimento di uno specifico equipaggiamento, sia esso un'arma, un Warframe o un Companion, e anche tutta una serie di informazioni legate ad esempio alle formule riguardo al calcolo di danni, probabilità dei colpi critici e danni critici, e tantissime altre cose. Passiamo ora al Warframe Builder, che di fatto è un editor che vi consentirà di creare le vostre build per qualunque tipo di arma presente in gioco. In sostanza potrete creare delle build utilizzando delle mod che magari in gioco ancora non siete riusciti ad ottenere, oppure sperimentare delle build per armi che ancora non siete molto convinti se andare a craftare o meno. Ma i vantaggi derivati dall'uso del Warframe Builder non finiscono qui. Potrete sì fare tutta una serie di simulazioni utilizzando cose che in gioco ancora non avete in vostro possesso, però in più potrete anche notare tutta una serie di valori che di norma in arsenale non si possono vedere. Ad esempio i danni saranno suddivisi fra più voci, quali ad esempio i danni DPS, i danni al secondo, e i danni Burst, che diciamo sono dei danni da vedere più sul breve periodo. Inoltre, selezionando o deselezionando apposite voci, potrete notare l'incremento di determinate mod che funzionano su specifiche condizioni, come Argonscope e Bladed Rounds, quindi riuscirete a farvi un'idea più completa senza necessariamente dover conoscere tutte le formule presenti in gioco. Siamo arrivati al sito Warframe Market, sito utilissimo che ci consentirà di vendere e acquistare varie componentistiche scambiabili all'interno del gioco. Fondamentalmente io l'ho sempre utilizzato per le componenti Prime di armi e Warframe. I vantaggi dovuti all'utilizzo di questo sito sono molteplici, ad esempio una volta ricercato il termine di un qualcosa che vorrete acquistare comparirà una lunga lista di giocatori con il prezzo di acquisto della merce che vi interessa e soprattutto i giocatori saranno divisi fra i giocatori online in gioco, online sul sito o offline. Questo significa che anche se non saranno direttamente in gioco voi potrete contattarli tramite il sito e dirgli guarda che mi interessa quel pezzo, riesci a loggare 5 minuti? Questo è molto utile perché consente di mettersi d'accordo per degli scambi senza essere necessariamente in gioco. Ovviamente per ultimare lo scambio bisognerà per forza entrare in gioco. Inizialmente pensavo erroneamente che questo sito fosse stato creato solamente per i giocatori PC. Ho scoperto poi che in realtà è aperto e a disposizione anche dei giocatori console. L'unico problema è che pochi giocatori console lo conoscono e ancora meno lo sfruttano. Al momento insomma il sito risulta di più facile utilizzo per i giocatori PC che sono presenti in gran numero e un po' più complesso un utilizzo da parte di giocatori console perché obiettivamente siete in pochi, per cui fatevi sentire, fate vedere che ci siete anche voi perché nei piani di sviluppo futuri del sito esiste l'idea concreta di andare a creare dei market separati per ciascuna piattaforma e obiettivamente per incentivare gli sviluppatori la cosa migliore è far vedere che ci siete anche voi e mi sto riferendo a voi giocatori console. Fatevi sentire, iniziate a smanettare su questo sito e forse a breve o nei prossimi mesi avremo dei market distinti per ciascuna piattaforma a tutto vantaggio di tutti quanti. Ricapitolando, sulla Wikia potrete trovare informazioni riguardo a qualunque concetto presente in Warframe, vi basterà ricercare il termine appropriato per riuscire ad ottenere tutte le informazioni di cui avrete bisogno. Per quanto riguarda il Builder, vi aiuterà a creare le build dei vostri sogni, a pianificarne lo sviluppo e poi a concretizzarlo in gioco dopo aver però già pianificato il tutto attentamente. Per quanto riguarda invece il Market, avete capito che al momento funziona un po' di più per PC, ma in futuro sono convinto che prenderà piede anche per console. Se questo video vi è piaciuto vi ricordo di lasciare un bel like e vi ricordo anche che potete trovarmi sia su Facebook sia su Twitter cercando semplicemente DessRPG. Vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!